L'ho fatta per lei, signore. È per me. Ciao. Salve. Salve. Come va? Tutto bene? Posso sedermi? Bene, com'è che ti chiami? Caridad? Non ho sentito bene. Caridad Martina Cuesta, signore. Ah, e preferisco che mi chiami Nico, non signore, perché se mi chiami signore mi dà l'idea di uno coi baffoni, insomma. Mi fai sentire uno vecchio, uno che non riesce nemmeno a camminare. Grazie comunque. Tutto bene? Quanti anni hai? 15, signore. Lei è il nuovo padrone? Come padrone? Padrone non mi piace, suona un po' troppo serio. Io sono, diciamo, sono il responsabile di questo posto. Anche se sarebbe mia moglie, però lei ora non c'è. Mi scusi, però cosa ne sarà di noi? Come? Non lo so, immagino che tu abbia una famiglia. Mio padre è morto da poco e mia madre 2 anni fa, pace l'anima sua. Sì, nonni? Nessuno. Però avrai qualche amico, non vai a scuola? Sì, faccio il liceo al mio paese, sono colta. Bene. Posso restare qui? Qui? Da sola? Con i braccianti? Sì, ora ti lascio il mio numero e per qualsiasi cosa mi chiami. Grazie, padrone. Niente, padrone, va bene? Ok. Era tutto davvero molto buono. Ora devo andare, quindi adesso vado di là in cucina e ti lascio il mio numero di telefono. E mi dispiace molto per tuo padre. Ciao. Ah, certo, arrivederci, piacere. Te la cavi con i bambini. Vediamo che c'è in questa scatola. Tutta robaccia, niente di che. Ah, aspetta, un biglietto. I dettagli te li dico dopo. Allora, una spada di legno, una bottiglia di profumo con un liquido color ambra, un boomerang, specchio da borsetta, un bracciale di legno, un calamaio vuoto, che strano, un dado di legno, lana e un solo ferro, no, 2 ferri, un vecchio vinile, un portaritratti, una bussola rotta, un uccellino di plastica, un diapason, fatto. Una candela e una scatola di tè. Una scatola di tè con foglie e bustine. Nient'altro. Ah, tutta robaccia. Ti leggo il biglietto. Segui le indicazioni. Ti sto aiutando. Forza, adesso ti mando le chiavi per aprire il libro. Però ora tu lo devi trovare. Chiaro, no? Attrezzatura per compiere la missione. Ti ricordi come finì l'ingegnere? Quale attrezzatura? Sì, dal medico. Quale missione? Bene, posso togliermi le ali? No, questa volta l'aiuto deve essere impercettibile. Lo capisci perché? Perché bisogna tenerli calmi prima che scoprano la verità. E il libro sarà la carota. Ah, se facciamo tardi Nico ci ammazza. Rama, senti, anche se lo guardi per delle ore il libro non si apre da solo. Ma che cos'è? Una carota, non sai cos'è una carota? Una carota! La curiosità che ti solletica il naso. E la curiosità, per l'appunto, è una forza molto potente che li fa muovere in cerca di risposte. Ci sono 7 lucchetti, racchiude qualcosa. Beh sì, è chiaro che racchiude qualcosa, ma cosa? Forse è roba di contrabbando, qualcosa di pericoloso. Ma no, che dite? Buttiamolo via, è roba vecchia. No, se è arrivato da noi c'è un motivo. Sì. Rama, forse hai bevuto troppo. Io voglio sapere che c'è dentro, ma non so ragazzi, come aprirlo. Ma non sì, voglio prendere scusate, un coso. Sì. Volevo dirvi che dobbiamo scoprire che significa. Sì, basta con le stranezze, già mi sono stancato. La stranezza è quella che è successa a Cielo, non volete scoprirlo? Il mistero li sta catturando e brancolando nel buio, piano piano lo risolveranno. E strada facendo risolveranno cosa?
la questione su cui ciascuno si interroga. Quindi, ognuno merita la chiave e quando avranno trovato la settima, il mistero sarà svelato. Dobbiamo nasconderlo in un posto sicuro. Sì, e dobbiamo dirlo anche a Nico del libro. Sì, qui sarà sicuro. No, aspetta, aspetta, ne conosco uno migliore. Qui nessuno lo troverà, tranquilli. Bene. Ah, lì va bene. Che cos'è? Va bene, va bene, dai, ora andiamo, dobbiamo muoverci. Andiamo. Avete perso qualcosa? Cosa? Come? Avete perso qualcosa? No. Insomma, gli hai organizzato una caccia al tesoro? E che cos'è la vita se non una continua caccia al tesoro? Andiamo? Andiamo. Sì, andiamo. E Jasmine? Non ne ho idea. La mia piccola. Piccola, piccola mia. Piccola mia. Mi manchi tanto, papà. Jasmine, io sono qui perché tu scopra la verità. Conosco già la verità. No, 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 no. Tu non la sai, invece. Sai quello che hai sentito dire. La verità è un'altra. Non è stato Coselo. È sempre stato nostro nemico, ma non ha ucciso né tua madre né me. Ma allora... Allora chi è stato? Sarà chi è in alto a fare giustizia. Tu ci vendicherai. Ma chi ti ha ucciso? Jasmine? Dove sei? Jasmine? Ma che cos'è? Che cos'è? Che stai facendo? Su! Ehi, Jasmine, sono tua amica, me lo puoi dire. Che succede? Cose mie, Mars. Cose mie, non succede niente. Ciao. Ciao. Come va? Tutto bene. Questo è tuo? E chiuditi, stupida scatola! Che c'è, Feli? Pulizie generali! Come stai, il mio capo? Bene, e tu? Bene, benissimo! E i bambini, Jeka? Beh, Jeka è con Scoiattolo. E i bambini sono a un picnic a scuola, bello, no? Bene, solo che perderanno la sorpresa che vi ho preparato. Che peccato, che peccato! Vieni, vieni, entra. Ti presento questa bellezza. Caridad Martina Cuesta, per servirla. Ah, che nome così! Starà qui con noi. Ah, che bello! Bene, ciao! Orribile. No, no, voi due siete state divine. Ma voi ragazzi fate pena. La sua faccia fa pena. Prego, signorina, come ha detto? Che hai una faccia che fa pena a quattro occhi. E tu sei un insolente. Non mi interessa che questa è la tua casa. Ti voglio ricordare che io insegno alla Rockland High School. E non ti permetto in alcun modo di riportare. Sì, è vero, si sarà anche comportata male. Ma certo tu chiudi quella bocca, per favore, intesi? E tu vieni con me, signorina. Sai chi ha colpa in questa storia? Io, che ti ho preso in questo corso. Oh, dai, ma dai. Che cosa orrenda. Oltre ad essersi iscritti a corso iniziato, fanno pure pena. È vero. Tremendi. Sì, tremendi. Certo che siamo tremendi. Bella traditrice ci è capitata come amica. Teffi? Spiona. Sì, bella spiona. Spiona. Che spiona. Ma certo, è logico che ci attaccano. È tutta invidia. Invidia, certo. Sì. Salute. Grazie.
Mi dici cos'era quel rito, quella roba gitana, non so cosa... Niente, Mer, non ti intromettere. Non mi sto intromettendo, sto solo chiedendo. Gero! Ciao! Mi dai la rivincita a tennis? Quando vuoi, bellissimo. Bene, perfetto. Io gliela spacco in testa. Calma, calmati! Ma finisci, calmati cosa? Vuoi prenderti un bel calcio dalla zingara. Diego, vuoi? L'ho trovato da Nico, era in mezzo alla tua roba e ho pensato fosse tuo. Sì, non sai quanto l'ho cercato. È molto ma cos'è? Non ci ho capito niente. L'ho acceso e si è illuminato, poi all'improvviso si è messo a suonare e non sapevo più che fare. È uno scanner per diagnosticare le malattie. Ah, e la sindrome della solitudine, ad esempio, la diagnostica, sì? Non lo dico per te, lo dico per Nico. Nico è sposato? No, no, cioè per ora no. Nico è single. Sai come si dice? Meglio soli che... Voglio dire, meglio soli che... insomma, io ho visto che... Ho notato che tra voi due c'è un bel feeling, c'è alchimia e... Per di più, ho la sensazione che potresti aiutarlo. Alla fondazione. Sì. Alla fondazione. Sì, alla fondazione. Di questo parliamo. E per la verità Nico non sta passando un bel momento e... Io gli voglio molto bene, non so se ti ha detto che ha perso la moglie. Sì. E poi, beh, mi sembra che ci sia un certo interesse da parte tua, no? Sì. Sì, sì, beh, cioè, voglio dire, io ti chiedo solo di essere paziente con lui. Non sta tanto bene. E se hai bisogno di qualunque cosa, io ti posso aiutare. Puoi contare su di me, davvero. Va bene. Volentieri. Sì? Sì, ne allora, terrò conto nel caso mi dovesse interessare. Bene. Va bene. Grazie. E... Bellissima casa. Grazie. Bellissima, sì. Grazie. Fammi sapere se... Va bene, sì? Ti faccio sapere. Bene, grazie. Ciao. Pronto? Sì, avevo perso lo scanner, ma l'ho appena ritrovato. Ho un amico di Bauer. Scusa, ma... Hai messo i microfoni? Mi stai spiando? No, 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 scusami. Non farò altri errori. Sì, continuiamo con l'intervento. Assorbiremo Jasmine, è tutto pronto. Tu non riconosci l'autorità? Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno, chiaro? Valeria, smettila di rispondere. Ordóñez, vai fuori. Vai fuori, Ordóñez! Sì. Quanto a te, mocciosa! Mi tocchi con un dito, con un solo dito, e giuro che gliela faccio pagare, non mi fa paura! Stanno ancora discutendo. E tu come stai? Sì, infatti, non ti vedo per niente bene. No. No, è che mi sento un po' giù, un po' di influenza. Perché non vai a vedere che fa Valeria? Sì, sì, torno a vedere. Vuoi? No, no, grazie. Mi vuoi dire che ci facevi su quel carro? Oh no. Ti annoio forse? Perdoni. Sì, cambiamo discorso. Sarò anche maleducata, ma glielo devo dire. Lei è proprio un vecchio scontroso, noioso e solo. È vero o no, professore? Ma per favore, lo sai qual è il problema? Che tu non hai ben capito chi è che comanda qui, signorina. Oh, scusate, mi scusi. Ma che cos'è? Una partita di calcio? Che succede? Perché strilla così? E glielo spiego. Questa signorina, questa adolescente, questa alunna è una persona... intollerabile, insopportabile. Calma, io penso che lei, un professore, debba essere un esempio. Non può parlare separando le parole così, urlare in questo modo, ma insomma... Le faccio una domanda, Bauer. Lei come osa dare consigli a me? Mi scusi, parla con me? Sì, con io lei. Sono il proprietario. Ho dipinto le pareti con i ragazzi, le ho messe io queste ruote. Come fa a parlarmi così? Qui o lei fa quello che dico io o la tratta con rispetto, così non... Beh, lei sarà pure il padrone di questo posto, però le ricordo, io insegno alla Rockland e qui sono io a fare lezione, sono io il professore, ha capito? E lei, signorina, mi torna in classe! No, no,
Valeria, aspetta. Se ha qualcosa da dire alla signorina, glielo chiedo per favore. Non perché si mischi non nelle si mie capa? Lezioni. Lo faccio durante le lezioni di archeologia. Oh, senta, perché non fa una cosa? Perché non va in direzione a lamentarsi? Ci vado in direzione. Ci vado perché ho la direzione della direzione. Vado anche a chiedere che lei non sospenda quella ragazza. È giovanissima, ci pensi bene. Ci rimarrà male, glielo dico. È molto spiritoso, davvero molto spiritoso. Fai pure, Ordognez, fai pure. Tanto è ricreazione. Avete tutti una bella faccia tosta. No, è di sopra. Vieni, Rama, ti devo presentare una persona. Non sai quanto è carina. Vieni. Sì, Rama, okay. Io ti presento. Sì, sì, ciao. Rama, per lui è una giornata, no, però vieni. Gli altri ti piaceranno tantissimo. Da un'occhiata. Scusi, dove posso cambiarmi? Perché non sei vestita male? No, però vorrei qualcosa di diverso. Sono troppo sobria. Ah, posso? Per farti notare. Sì, posso? Sì. Ci sono un sacco di ragazzi carini. Come di domenica, Caridad. Ragazzi! Ragazzi, c'è Nico, un po' di rispetto, no? Quanto sei bello col pizzetto, molto sexy. Mi sta bene? Sì, vorrei accorciarlo un po'. Ma perché? Che c'entra questo adesso? Ragazzi, ho una bellissima notizia per voi. È arrivata una ragazza nuova, eh? Date il benvenuto alla principessa Caridad! Ma da dove arriva questa? Allora, ragazzi, lei è Caridad e viene dalla campagna. Ah, sì, si vede da come è vestita, no? Bene. Sfortunatamente, Caridad ha perso... Ha perso il buon gusto, no? Ragazzi... Senti, Caridad, questa era classe di swing, non di quadriglia, mia cara. Ok, basta, Gero, basta, smettetela. Dai, no, tutti. Scusa, Nico, devi scusarli, sono un po' maleducati, dei veri cafoni. Tu sei la nuova cameriera? No, Caridad! No! Valeria, ferma, che vuoi fare? Mi ha umiliata e deve pagare. Ma lascialo perdere, è un poveraccio, che ti importa? Sì, è vero, hai ragione. È uno sfigato. Dammelo. Valeria, ferma! Ti cacceranno dalla scuola. Chi è? Che succede? Ma è... Ho sbagliato! Hai rigato la macchina del direttore, Valeria! Dai, tranquillo, non mi ha visto nessuno, stai calmo. Tanto non ci hanno visti, eh? La telecamera di sicurezza. Siamo fritti, oh. Non te la prendere, dai. No, non me la prendo. No. No, è che io non c'entro niente con loro. Padrone, qui ci sono tutti ragazzi ricchi e io... È meglio che me ne vada. No, come te ne vai? Tu sei stupenda. Sono loro che a volte sono un po' così, insomma. Però sono bravi ragazzi. Senti, io non so perché, ma ho il presentimento che ci siano due ragazze belle come te che ti vogliono parlare. No, dammi retta, ascolta. No, voglio andare via. Grazie. Tutto bene? Non fare caso a quello che dicono, sta tranquilla. Hai la febbre? No, sto bollendo dalla febbre, dalla rabbia. Non ci siamo presentate. Lei è Jasmine. Sì, io sono Mar. Sì. Ti aiuteremo noi a farti sentire a tuo agio. Ti difenderemo dai ragazzi. Ti daremo una mano a rifare l'intonaco. Sto scherzando, non ti offendere. No, perché è brutto. All'inizio ti senti un pesce fuori d'acqua. Con questo non voglio dire che sei un pesce o che vieni da chissà dove. Mar. La tua città deve essere bellissima. Capito, il tuo paese. Sul serio, qui sarai felice, vedrai. Mm-hmm. Ha ragione. Allora resti. Benvenuta. Ah, ora l'importante è distruggere il video. Sì, lo so, Valeria, prima però lo devo fermare. Lasciami stare o ti uccido, stupido. Sì, mi piace l'idea. Però prima devo fare una cosa. Dire!
direttore, direttore! Ma che fai, Ordonies? Non senti sì, che caldo sì, oggi? Sì, ma non lo sa che oggi è la giornata dell'abbraccio. Smettila di fare lo sciocco. No, guardi che parlo sul serio. Rita, le sta dicendo di andare, che c'è, sì, c'è. Che c'è l'ispezione? Non lo so, può essere l'ispezione, vado a vedere, non lo so. Rita! Non ci credo. Ora pensiamo al video. Aspetta, Valeria. Che ne dici se verniciamo il graffio? Sul serio, vuoi risolverla così? Sì, magari non se ne accorge. Ok, dai, andiamo. Però, aspetta, che fai? Non volevi aggiustarla? Andiamo dal carrozziere. Per l'ultima volta, dove sono Tiago, Rama e Valeria? Che ne sappiamo? Ehi, ti sei svegliato male, Nico? Sì, mi succede quando trattate male una persona come Caridad. Era solo un commento, una battuta. Se ti arrabbi per tutto certo quello che diciamo... Certo che mi arrabbio, non voglio né commenti né battute, non è giusto. Caridad non è diversa da voi perché non si veste come voi. Perché non si pettina come voi. Le serve un posto in cui stare e abiterà qui e voi la tratterete bene. Siamo tutti uguali. Eccola. Ehi, Caridad, ti chiedo scusa, rimani. Mille volte scusa, basta. Serio. Lasciala stare, la mettiamo in disagio. Oh, scusami, tesoro. Un applauso di benvenuto per Caridad. Un bel applauso. Vieni. Grazie a tutte. Ok, dai, piano. Vieni. Bene, ragazzi, grazie. È proprio quello che voglio da voi, con Caridad e con tutti gli altri che arriveranno. E alla fine saremo strettissimi. Staremo accalcati, ma ci sarà spazio per tutti. Che facciamo adesso? I corsi che avete voluto voi. Ad esempio, state morendo dalla voglia di... Musica. Tennis. Calcio. Io voglio giocare a tennis, ma ora basta, lezione di archeologia. Sarebbe interessante per voi assistere. Mi lascia continuare la mia lezione, Bauer? Ah, sì, come no, certo. La ringrazio. Perfetto. Bene, continuiamo? Valeria, tu sei matta, riportiamo indietro la macchina. Adesso basta, non ne posso più. Mettiti la cintura, almeno. No, che fai? Non respiro. Sì, guida. Sei sempre così? Cioè, così prudente? Non ti ha mai detto nessuno che si vive una volta sola? Lo sai che rischiamo noi di andare contro un palo, ecco. Ah, beh, allora scendi. No, dai. Non scendo, ormai mi hai trascinato qui, no? Ci manca solo che ci fermi la polizia. Di sicuro non hai la patente. Ti rendi conto? Non solo sei noioso, porti anche sfortuna. Quanto sei pesante. Perché sei così testardo? Forse perché essere testardo è la mia missione. Dove stiamo andando? Da un mio amico carrozziere. Ci metterà poco, vedrai. Il direttore neanche se ne accorgerà, giuro. E se ne accorge? Ma sei paranoico. Come faccio a saperlo? Gli diciamo che l'ha portata via il carroattrezzi? No, Valeria, non ci credo. Allora, la smetti? Non possiamo continuare così. Ok, no. C'è dell'altro? Ma tu sei come un fratello, che c'è? Ah, vuoi sapere che c'è? Sì. Va bene. Allora te lo spiego. Mi dà fastidio che sei stato con Mar. Sì, mi dà fastidio. Sei andato da lei e ci hai provato. Mi dà anche fastidio che la segui. L'hai praticamente pedinata. E vi siete fatti anche le foto. Sì, le ho viste. No, guarda che ti sbagli. Ci siamo incontrati per caso e lei non voleva che tu ci vedessi. Però sì, hai ragione. Dovevo smetterla di giocare. Hai ragione, perdonami. Però non possiamo odiarci per colpa di una ragazza. Non è una ragazza. Nico, tesoro, scusa, stavi dormendo. Senti, no, io vado a lavorare, puoi dare un'occhiata a Speranza, sì, se fa la popò, no, cambiala come? Tu. Io ho già letto questo e quest'altro, ma niente, non lo so, non so più che fare. Certo, ma per qualsiasi cosa chiama il dottore, bene, ok? Perfetto. Ciao, grazie. Ciao, bacino. Ciao. Che divertente. Che succede? Stai attenta, no? Ti ho visto. Bene, tutto a posto. Ciao, ragazzi, come va? Hai la febbre? No. Che no, cos'hai? Bene. Sì, infatti, che cos'è? Abbiamo portato i voti. Sì, perfetto. Ciao. Chi hai?
Niente, mi sento un po' così da stamattina, ma ora sto molto meglio. Sì? Ah, sì. Per fortuna che stai meglio. Sì, avranno litigato per archeologia, sicuro, eh? Vediamo, come? Canto, ballo? Canto e ballo. Sì, va bene, sì, lo insegni tu, Feli, però dov'è archeologia? Credevo che avessero litigato. Tutto bene? Stai bene sul serio? Sì. Vieni qui, fammi sentire. No. Ma è la febbre. Ah, se vuoi la porto da Franca, sì, capo. Sì, portacela, per favore. Ma no, non c'è bisogno. Sì, c'è bisogno e come? Sì, ma no, c'è bisogno, davvero, certo che c'è bisogno. Ehi, Tacio, vieni qua. Sì? Cosa sono? Niente, ho messo su un po' di muscoli, no? Sì, va bene. Un po' di vernice e basta. Un po' di vernice, la rivernice e basta. Vieni qui un secondo. Se rifacciamo tutta la carrozzeria, ci vuole una settimana, ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo. No. Allora? D'accordo, ma credi che verrà bene? Chiudi la bocca, non c'è alternativa. Va bene, bravo. Va bene. Porto dentro la macchina, vieni. La macchina? Dov'è la macchina? L'hanno rubata. Aspetta, stai calmo. Agente? Poco fa qui c'era una macchina e ora non sì, c'è più. Sì, era parcheggiata male, l'abbiamo portata via. Questa è la multa e qui c'è l'indirizzo dove può andare a ritirarla. Buona giornata. Grazie. Non ti preoccupare. Fa vedere. Ma che fai? Sa com'è, dottoressa? Lo sa come sono i giovani d'oggi? Per me ha dormito scoperta e si è presa una bronchite. Ho ancora la febbre? Sì, un po'. Apri la bocca. Brava. Hai le placche. Jasmine, devi bere moltissimo. Feli, mi passi quella brocca d'acqua là sopra? Franca, scusa se ti ho disturbato. Io non... Grazie. Per favore, sono un medico, è il mio lavoro. Feli, mi vai a comprare queste medicine? Ah, per la mia Jasmine faccio tutto. Torno subito, va bene? Grazie. Vado un momento in bagno a lavarmi le mani, va bene? Aiutami! Quant'è potente questo sonnifero! È crollata come un topo che ha mangiato il veleno. Ne hai un po' per me? Andiamo! Accidenti! Hai trasferito qui tutto, proprio tutto! Franca! Il capo o la capa di cui mi hai parlato vive qua? È qui adesso? Giustina, il tuo compito è parlare e collaborare con me. Sentile il polso. Una domanda. Le uscirà il sangue? No. Iniziamo a operare. Beh, me lo sono fatto con lo sportello dell'armadietto. Monito ne è testimone. E quest'altro con l'armadietto del bagno, che è un po' basso. Per cui certo, ci sono andato a sbattere. Tu sei alto, l'armadietto è basso e hai preso in pieno lo sportello. Sei un po' maldestro, eh? Sì, sarà colpa dell'età. Tu non eri maldestro alla mia età. Sì, maldestro e bugiardo. Come bugiardo? Io non sono bugiardo, Nico. Taccio. Sì, beh, ci so fare con le ragazze. Le confondo con le parole, ma... Taccio, non me la dai a bere. Dimmi la verità, che è successo? Nico, sei un mio amico. Perché dovrei mentire? Sono un amico, ma anche il tuo tutore. Voglio fidarmi di te. Quindi dimmi la verità e non fare giochetti. Sì, questa è la... Allora, cosa è successo? Permesso? Vi disturbo? No, non disturbi affatto. Ciao, come stai? E perché non uscite a prendere un po' d'aria, a fare una passeggiata, non lo so? Sì. Ti voglio bene, sì, Nico. Sì, pure io. Io non esco, ti avverto. Nemmeno io. Cos'è successo? Ho un problema e ho bisogno di te, Nico. Ma guarda dove siamo finiti. Ancora? Ora basta, nonnetto. Lo so che è sbagliato, che è una follia, ma ormai siamo in ballo e dobbiamo ballare. Quindi tu sai già cosa fare, vero? Sì che lo so. Ed è una cosa che non vorrei fare. Voglio andare a rubare i video. No. Va bene, se no. Ferma, ma dove vai? Sei sordo, vado alla macchina. No, non possiamo, noi non siamo i proprietari. Facciamo come dico io, ok? O è così o rubiamo il video di Nico. Seguimi. Piano.
Non ci credo, tuo padre ancora insiste. Sì, ora pretende che mi metta camicia e cravatta. Coi bilanci sotto il braccio, no. Le riviste, tutto il giorno a camminare per la strada. Non fa per me. Ma guarda che c'è di peggio. Sì, che cosa? Lavorare il sabato e la domenica? Faccio anche questo. Qui si stanno confondendo i ruoli. È passato dall'essere mio padre al mio capo, dall'essere il mio capo al mio amico. Io sono stufo, non fa per me. Sì, basta. È chiaro, non puoi. Non lo so, aiutami, hai un lavoro per vuoi me. Vuoi che ci parli io? No, voglio che si comporti da padre, punto. Lavoro? Lavoro? Sì. La parola lavoro con te? Sì. Lavoro, quanti lavori hai fatto? Beh, ecco perché ho bisogno del tuo aiuto. Cioè, vorrei che tu mi dessi un'opportunità, beh, non sì, lo so, forse aiuta. Ci sarebbe qualcosa qui che puoi fare, che ne so, qualche lezione, flamenco? No, non so. Cucina? Ballare. Sì, però no. Porcellana, senti, no, che ti devo non dire? Non lo so, parapendio, per esempio. Sì, ci manca giusto il parapendio qua, scordatelo. Educazione sessuale? Ma no, nemmeno, non sai come sono qui le ragazze. Non lo so, vediamo. Quindi mi aiuterai. Cosa troveremo? Grande, lo sapevo. Prestami qualche spicciolo e andiamo a festeggiare. Ho per le mani due ragazze che sono la fine del mondo. No, ascolta, ti presto tutti i soldi che vuoi, ma niente donne, non è il caso. Valeria, fermati un attimo, ti prego, qui si mette male. Vuoi mollare questi cavi? Valeria, dico su. Di solo una semenza in più e ti faccio vedere io, capito? Sì. Valeria, che vuoi fare? Ti fermi! Sta zitto! Valeria, che fai? Basta! Valeria, dove vai? Ma che stai facendo? Sei pazza! Ecco qua, tesoro. Tieni. No, non posso. Avrà più di 30 calorie. Però tu te lo puoi permettere. Basta che non esageri. Heidi! Lady. Lady è signorina in inglese. Certo. Come va? Bene. Un lavandino per lavare questi? Ah, tu lavi a mano? Sì. È il massimo. Questa ragazza è da sposare. Tu stiri, lavi e cucini. Sì. Vi faccio le frittelle? Troppo grasse, mamma mia. Il fritto mi piace da morire, ma purtroppo sono a dieta, non posso proprio, accidenti. E Caridad, che altro sai fare? Vestiti, l'ho fatto io. Ma è delizioso! Che schifo! Complimenti, è un vestito bellissimo, è divino. Peccato che le scimmie non portano la seta, ma... Dai. Lasciatela stare, ti danno fastidio. No, cara, sei tu la scimmia, lei sta a pennello, è a te che non starebbe bene. No, diciamo che Mara ha un look un po' più urbano, no? Ah, no. Certo. No? No, ha uno stile un po' strano. Direi campagnolo. No? Che ridere! Li abbiamo seminati, ora va piano, se no ci ammazziamo, Valeria. Non li abbiamo seminati per niente. Cosa? Ma adesso li seminiamo. Li abbiamo seminati! A marcia indietro! Ferma, ferma! Piano, Valeria! Forza! Dai!
Adesso andiamo! Via! Vorrei tanto sapere che cosa intendi fare a questi ragazzini rompiscatole. Mi senti? Eh? I valori delle sinapsi sono stabili. Procediamo con l'inserimento dell'impianto. Benissimo, non mi rispondere. Quello che voglio sapere almeno è... cos'è quella cosa che gli infili? Che cos'è? Cosa provoca? A che serve? Feli. Calma, calma, c'è tempo, c'è tempo. No, non c'è tempo, non c'è tempo. Sì, c'è tempo. Sei tornata? Sono tornata. Hai trovato il messaggero? Sì. E mi ha comunicato la mia missione. Guarda tu, Fede, è scritto e sta... Ya es momento de dejarlas atrás. Es la vida y hay que aceptar cuando nos dice que debemos cambiar y dejar de jugar y ponerse a pensar que es tiempo de buscar un amor. Vos que esperas, nena, ya no hay cuentos dadas, nena, no te pierdas nada, nena, te voy a buscar. Nena, ya no tengas miedo, nena, no digas no puedo, nena, te invito a soñar. Y no mirar hacia atrás. La ilusión está delante de tus ojos y viene por vos. Por más yo voy y busquemos esperanzas nuevas, que es mejor si somos dos. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar. Y así me siento, es el momento. Con la loro seconda stagione tornerà domani alle 15 su Boing. L'appuntamento con i telefilm di Boing finisce qui.